questo sarà il più grosso esame che andrò ad affrontare. Sono stati fatti tantissimi cambi di rotta in corso di questa sessione. Stava per succedere letteralmente un disastro che avrebbe mandato all'aria la mia sessione. Stamattina in realtà c'è anche arrivata una notizia che non volevo sapere. Mi suona il citofono, vado a rispondere ed era la polizia. Raga, vi giuro che se questa sessione ve la racconto non ci credete, perché mi hanno spostato gli esami. Salve a tutti quanti ragazzi e ragazze, sono precisamente le 12:59 del 4 gennaio 2022 e a proposito di questo, visto che ancora qui su YouTube non l'avevo fatto, vi auguro un buonissimo anno nuovo. Ma oggi perché siamo qui? Siamo qui per documentare il mio viaggio all'interno dell'esame di malattie del sistema nervoso, perché stavolta ho voluto fare un vlog diverso dal solito. Sinceramente questa volta ho voluto fare un vlog diverso dal solito, che partisse da ben 6 giorni prima rispetto al fatidico esame. In realtà non 6 giorni, perché 6 giorni rispetto allo scritto e invece l'orale sarà il 13, ma adesso vi spiego tutto quanto. Perché questo sarà il più grosso esame del mio corso di medicina e chirurgia che andrò ad affrontare. È un esame da 15 crediti ed è l'esame di malattie del sistema nervoso. Quindi pensavo che questo esame richiedesse un vlog un po' più corposo a partire da circa 10 giorni prima, e tra l'altro questo vlog è un po' sulla falsariga di quelli che ho visto tempo fa da Ludovix, che non so se conoscete su YouTube. Io la seguo, si chiama Ludovica, lei studia a San Raffaele, anche lei faceva questi vlog in cui condivide diciamo la settimana prima dell'esame. Ecco, ho voluto diciamo ricreare un po' la falsariga di questo vlog, insomma, per documentare il mio viaggio fino al giorno, il mio viaggio spirituale fino al giorno di questo esame, che sarà il più grosso della mia carriera a medicina e chirurgia. Ma prima di partire a documentare tutto quanto tramite il mio vlog, vi devo raccontare come è strutturato questo esame, perché se non vi racconto come è strutturato questo esame non riesco poi a farvi capire come si evolve sostanzialmente la situazione. Tra l'altro scusatemi per la faccia terribile. Questo esame è composto da un sacco di moduli. Ecco, se non avete visto il mio vlog relativo all'esame di malattie del torace, andatelo a vedere, guardatevelo, percepitelo bene e pensate che questo è ancora peggio di quello. Partiamo da questo presupposto. Questo esame è composto sostanzialmente da 2 moduli, macromoduli, uno dell'area clinica e uno dell'area preclinica. Cosa comprende l'area preclinica? Anche se sicuramente mi scorderò qualcosa. Essendo malattie del sistema nervoso, management and pain, of pain, eccetera, ci sono più cose. Nell'area preclinica abbiamo la parte di neuropatologia, quindi anatomia patologica neuro, sostanzialmente. Abbiamo la parte di poi anestesiologia, la parte di imaging, quindi sia neuroradiologia che in vivo neurometabolics, che è sempre una tecnica di imaging, e la parte di neurofarmacologia, per un totale di 5 crediti. Nella parte clinica abbiamo invece neurologia, abbiamo psichiatria, abbiamo neurochirurgia e psicologia clinica. Come avrete visto nel mio vlog precedente, io la parte di psicologia clinica l'ho già data, che significa che diciamo quei 2 crediti sono già andati. Mi rimane da fare il resto. Come ho organizzato dunque alla fine la mia sessione? Perché vi parlavo di questa cosa nel vlog precedente, ma poi non vi ho più aggiornato sostanzialmente. La mia sessione è stata organizzata come segue. Io ho deciso di dare il 10 di gennaio uno scritto, che è il preappello, più o meno un appello, del modulo di neuropatologia. Quindi del modulo, parte del modulo A, che sarà l'unica occasione per farlo scritto, perché poi tornerà orale. Dopodiché darò il 13 di gennaio il modulo B, quindi quello clinico. Avendo già dato psicologia clinica, significa che mi manca da dare giorno 13 gennaio neurologia, psichiatria e neurochirurgia. Upp, mi è caduta la cover del telefono. Quindi farò questo e infine concluderò con i restanti 4 crediti d'esame febbraio, all'appello di febbraio, perché ci è stato dato diciamo la possibilità di scorporare i 2 moduli, quindi ho fatto ciò.
Queste sono state le decisioni relative alla mia sessione, poi probabilmente 10 febbraio dall'ortopedia, a fine febbraio se riesco emato, ma poi rimarrete aggiornati. Perché ho fatto quest'intro a questo vlog? Perché altrimenti poi non capivate in cosa vi portavo in queste 2 settimane insieme. Probabilmente questo vlog verrà molto lungo, ma ci tenevo a farlo per condividere con voi tutto quanto, insomma, e per portarvi insieme in questa avventura che penso sarà epica, sostanziale, e niente, vi aggiorno nel corso del vlog e rimanete connessi perché staremo insieme stavolta per ben 9 giorni e vedrete come ci si evolve nella preparazione di un esame così grosso per ben 9 giorni di seguito. Quindi direi che dopo questa introduzione possiamo ufficialmente cominciare con gli aggiornamenti relativi a questo esame. La prima cosa che c'è da dire in assoluto su questa sessione gennaio-febbraio 2022 è che è stato un azzardo, è stato un continuo cambio di rotta, prese delle decisioni che poi sono state cambiate in corso d'opera perché sono cambiati i piani, sono cambiate le date, quindi veramente sono stati fatti tantissimi cambi di rotta in corso di questa sessione, che non è il modo, sapete, in cui a me piace di solito fare, però certe volte ci sono delle cose che vanno al di là del nostro controllo, per cui dobbiamo prendere determinate decisioni per forza, diciamo. Inoltre probabilmente dalla sessione di febbraio torneremo anche in presenza, però su questo ovviamente vi aggiornerò, e da un lato lo confesso, sono emozionata perché non ho mai portato i vlog d'esame in presenza e questa sarà l'occasione, diciamo, per farlo. E niente, direi che questa giornata continui, perché in realtà è praticamente l'ora di pranzo, io stamattina ho già studiato ma volevo fare questo intro del vlog as it is, cioè mi vedete proprio nel mio habitat naturale, non sono truccata, non volevo sistemarmi perché voglio che sia tipo docu viaggio, docu film della mia vita 9 giorni prima dell'esame di neurologia. Quindi andiamo. Aggiornamento dal fronte, sono le 6 tipo 02:03 di sera e ho studiato tutto il pomeriggio, esposto oralmente neurologia principalmente perché è un po' la materia che vale più crediti, quindi per quello. E sì, questo sostanzialmente. Adesso ho fatto una merendina, mi sono messa a letto un pochino a riposarmi, come se me lo fossi meritato. Potrei fare 1000 cose che dovrei fare in questo lasso di tempo. Sto comunque a letto dalle 5:30. Sì, sto comunque a letto alle 5:30 e nessuno mi toglierà questo diritto. Ciao ragazzi, aggiornamento serale, sono le 21:18 e siamo qui a studiare, parlo al plurale perché al di là di questo schermo, anche se voi non la sentite, c'è anche Giulia, ma l'ho mutata, e niente, siamo qua alle prese con io neurochirurgia, lei patologia, e viviamo queste serate di studio matto e disperatissimo. Comunque sono molto contenta della mia pelle struccata, perché si è aperto qualche brufolino. Le occhiaie, sono molto 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 soddisfatta. Niente, volevo solo darvi un breve aggiornamento serale, dopodiché probabilmente ci faremo compagnia anche in nottata perché sono solo a casa in questi giorni, quindi mi faccio compagnia così. Ciao a tutti ragazzi, aggiornamento serale per quanto riguarda lo studio, sono le 11:19 PM, quindi di sera. E lo studio per la giornata si può dire concluso, nel senso che ho finito neuroanatomia per oggi e praticamente basta. Ho aiutato un pochino, ho sentito un po' Giulia ripassare, ecco. E diciamo che la sera un po', forse pre-esame, mi viene da dire il momento peggiore, nel senso che ti vengono un po' tutti i pensieri, no? Sulle potenziali domande, cosa potrebbe chiedere, cosa potrebbe non chiedere, eccetera, se fa domande strane, solite cose. Però devo ammettere che da quando ho frequentato il corso ordinatamente l'anno scorso la vivo molto più serenamente, come potrete anche notare, rispetto a magari come la vivevo un paio d'anni fa, e ne sono molto contenta. Quindi direi che questo è lo stagionamento serale, io cerco di dormire presto, così domattina mi sveglio presto e vi aggiorno sullo studio, sulla giornata insomma di domani. Tra l'altro domani devo anche un pochino lavorare perché ho delle riunioni. E comunque sto iniziando, adesso vi faccio vedere. Dicevo, ho iniziato a prendere la melatonina,
quelle là, che mi hanno consigliato, mi avete consigliato anche in tanti di voi, magari per me che facevo fatica ad addormentarmi. E onestamente, guardate, non so se è un effetto placebo o altro, però su di me sento che stanno funzionando, nel senso che da quando le prendo mi sveglio più riposata, onestamente, e boh, cioè nel senso mi ha aiutato personalmente. Sì, qua c'è tipo il mio comodino con un po' di cose buttate a caricare. Ciao raga, sono le 17:51 del 5 gennaio 2022 e vi giuro raga, a me stava per venire un infarto, stava per succedere letteralmente un disastro che avrebbe mandato all'aria la mia sessione, cioè rischiavo di non poter fare l'esame il 10 di gennaio, ho scoperto, perché a quanto pare c'è un limite di 30, io ero tipo la 33esima iscritta così, ma alla fine pare abbiano trovato una soluzione. Però raga, momenti di panico, ve l'assicuro, è stato terribile, cioè no, non me lo fate più uno scherzo del genere. Comunque niente, detto questo sono qui a fare un salutino al corso di Ordinatamente. Oggi ho studiato poco e ho studiato male, aggiornamenti degli ultimi 10 giorni pre-esame. E non ne posso più, non vedo l'ora che sia il 14 gennaio comunque vada questo esame. E, ma non perché io sia piena di studiare, perché non ne posso più, cioè semplicemente. Cioè le cose le so ormai, basta, ciao. Ciao ragazzi, buonasera, aggiornamento serale. È quasi mezzanotte e io sto in realtà per andare a letto, ma penso che prima leggerò un pochino. Ho preso questo libro di cui magari vi parlerò dopo, quando finirò di leggerlo, perché non mi voglio sbilanciare prima. Comunque in realtà ho studiato fino a poco fa con Giulia sempre. Abbiamo finito di memorizzare delle cosine dopo cena. In particolare ho memorizzato, vabbè, le varie epilessie, che sono un po', quindi ho sentito insomma di dover utilizzare le tecniche di memoria su quelle, ad esempio. E poi vabbè, delle cose riguardo alla patologia vascolare, del insomma ictus, TIA, eccetera. Adesso leggo un po', poi direi che dormo. Vabbè, devo andare a spegnere le luci là, anche stasera sono da sola a casa, quindi mi farò compagnia così. Ieri sera i miei gatti sono venuti a dormire qua e niente, in realtà vi aggiorno poi. Prometto che nei prossimi giorni magari vi porto qualche spezzone in più, ma essendo assorbita allo studio vi sto facendo vedere a flash, ecco. Buongiorno ragazzi, è precisamente 1:16 del 6 gennaio 2022, stavo per dire 21. Stamattina mi vedete semi vestita, un po' più sistemata, perché bene o male l'epifania. E vabbè, viene a mangiare qua mia nonna. Io sto continuando lo studio per il mio esame, anche se in realtà stamattina sono andata a prendere mio cugino in aeroporto, quindi non ho studiato tantissimo. Ma boh, a un certo punto quello che mi dico, come vi dico sempre in tutti quanti i vlog, è basta. Cioè nel senso, alla fine fatta una certa, non si può più fare di più, soprattutto a 6 giorni dall'esame, a mio parere. Comunque, stamattina in realtà c'è anche arrivata una notizia che non volevo sapere, nel senso che a parte gli scherzi, parte di me era pronta, ma parte di me non è ancora pronta appunto agli esami, al ritorno degli esami in presenza, a cui io avevo accennato anche nelle clip precedenti in questo caso. E sì, in realtà a noi non sono arrivate notizie ufficiali, ma stamattina chiacchierando in macchina con mio cugino che va a veterinaria qua a Bologna, a lui sono già arrivate, forse per noi saranno le stesse, non lo so, si vedrà. Comunque in questo caso non ci preoccupiamo finché non abbiamo info ufficiali noi, e vabbè, sicuramente quelli prossima settimana saranno online, quindi vedrete forse il prossimo vlog in presenza, boh, chi lo sa. Sto facendo l'acqua per la pasta, perché in realtà io oggi a pranzo pianifico di farmi, ecco, questo close up magari non era necessario sulla mia faccia, volevo farmi tipo i tortelloni di patate speck che mi sono avanzati dalle vacanze. E niente, e poi nel pomeriggio continuare a studiare per l'esame. In realtà in teoria Asia mi ha scritto stamattina per vedere se riusciamo ad andare al brasiliano stasera, però il nostro altro amico non ci risponde, quindi io sto aspettando molto la risposta di questo mio amico, perché ho proprio voglia di brasiliano. Allora ragazzi, aggiornamento dal fronte, sono riuscita a conquistare la mia cena dal brasiliano, quindi alla fine andiamo, let's go. Quindi stasera
cena fuori dal brasiliano con Asia, perché alla fine il nostro amico ha detto di sì, quindi io super 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 contenta e andiamo. Tra l'altro ho un outfit super super in palette col mio winter cool. Raga, con questa mezz oscena però è un vlog, doco vlog verità, vi avviso, sono tornata a casa, ho mangiato un sacco ma sono molto contenta e con Asia mi diverto sempre un casino, quindi penso che adesso prenderò il mio brioche e andrò a letto, quindi adesso in realtà davvero prendo il mio brioche e vado a letto, così almeno sono sicura di digerire. E io dramma perché non c'erano parcheggi stasera quando sono tornata, quindi l'ho lasciata al carico scarico, però ciò significa che domattina prima delle 8 mi devo svegliare per spostarla. Ed è un dramma. Ed eccoci qua alle 7 del mattino ad andare a spostare la macchina. Raga, direi che a parte la, diciamo, sbrandata di stamattina, la giornata non comincia nel migliore dei modi, perché io stavo facendo tranquillamente colazione, una mezz'ora fa mi suona il citofono, vado a rispondere ed era la polizia. La polizia che mi fa: per favore può uscire che c'è un problema. Va bene, esco, mi vesto in tutta fretta perché, cioè, onestamente ero molto in ansia, ho detto che cosa è successo. Sono uscita fuori, mi fanno: ma lei ha una macchina parcheggiata su nome della strada dove abito io? E io faccio: in realtà guardi, ne ho due, perché c'è la macchina mia e la macchina dei miei genitori. E loro mi fanno: ma lei ha, cioè, questa macchina marca è la sua? Io faccio: guardi, è la macchina dei miei genitori, cosa è successo? Mi fanno: perché in realtà ci sono stati dei danni stanotte a delle macchine, vogliamo capire, cioè, se può venire un po' per ricostruire cosa è successo. Vabbè, sta di fatto che chiamo subito mio padre, perché io della macchina dei miei non so praticamente niente, cioè so le cose della mia macchina, della Panda, ma della macchina dei miei genitori niente, non so dove sono documenti, assicurazione, così. Sta di fatto che io stamattina, effettivamente, quando sono andata a spostare la macchina, avevo visto che per terra c'erano dei pezzi di vetri, così, ma non ci avevo dato troppo peso, un po' perché ero mezza assonnata, un po' perché, vabbè, avevo messo sugli occhiali, non le lenti, e gli occhiali continuavano ad appannarsi, quindi io con la coda dell'occhio avevo visto che la macchina dei miei era parcheggiata più avanti della mia, ma non avevo buttato occhio, perché non succede, cioè, viviamo da anni, qua non era mai successo niente, quindi... Sta di fatto che a quanto pare qualcuno stanotte, probabilmente un gruppo di ubriachi, è passato e ha spaccato gli specchietti tipo di 6 o 7 macchine una dietro l'altra, tra cui la macchina dei miei genitori, che tra l'altro ha gli specchietti elettrici, per cui i circuiti sono tutti partiti, il vetro si è staccato e rotto, lo specchietto non si apre neanche più ed è inutilizzabile ovviamente. Ma in tutto ciò io... Cioè, scioccata, perché anche io avrei dovuto parcheggiare la macchina lì ieri sera, se non fosse che sono tornata tardi e avevo paura a parcheggiarla più lontana perché era buio, non c'era nessuno, non volevo farmi il pezzo di strada da sola per tornare visto che ero sola a casa. Quindi l'ho lasciata sotto casa e, come avete visto, l'ho spostata stamattina alle 8, però se l'avessi parcheggiata lì anche la mia sarebbe stata distrutta, quindi... Beh, ovviamente mi dispiace un sacco per la macchina dei genitori, che ha un danno che è molto più ingente che se il danno fosse stato fatto alla mia Panda. Però io scioccata comunque dalla gente, cioè veramente che gusto ci trovi a distruggere le cose delle altre persone. Tra l'altro noi questa macchina, la macchina grande dei miei, l'avremmo dovuta cambiare fra 2 mesi. Adesso dobbiamo riparare lo specchietto perché ovviamente così è inutilizzabile, per poi tra 2 mesi cambiarla. Vabbè, giornata così. Ciao ragazzi, alla fine dopo venerdì non vi ho più dato tanti aggiornamenti perché in realtà ho passato l'intero weekend a ripassare un pochino per l'esame che avrò domani, perché oggi è domenica, 9 gennaio, sono circa le 6:30 e io mi sto facendo una maschera per i capelli prima di lavarmeli perché sì, mi andava. Ho staccato lo studio più o meno alle 4 qualcosa, adesso sono a letto a rilassarmi perché direi che ci siamo, poi giovedì ho l'orale. Comunque in ogni caso vi devo caricare l'altro vlog che ho fatto, però non riesco a trovare una copertina che mi soddisfi e sono devastata da questa cosa, quindi adesso ci penserò. Ma buongiorno ragazzi, come potete vedere io sono pronta vestita perché è la mattina del 10, quindi io farò lo scritto di neuropatologia sostanzialmente e vedremo come va. Questo scritto è stata una cosa un po' decisa all'ultimo, come vi dicevo, perché in realtà all'inizio volevo fare tutto orale la seconda metà di neuro a febbraio, però poi ci è data la possibilità di questo appello scritto, che sarà l'unica possibilità di scritto, quindi ho detto vabbè proviamo, mal che vada
cioè torniamo ai piani originali, facciamo tutto ora a gennaio, quindi dobbiamo vedere come va. Io comunque sono abbastanza fiduciosa perché le cose le ho studiate, quindi incrociamo le dita. Raga, dopo l'esame non vi ho più portato aggiornamenti perché in realtà ho passato la giornata di oggi convinta di non aver passato l'esame, cioè nel senso io ho chiuso quello scritto e ho detto va bene, non l'ho passato, va bene così, tanto che ho fatto anche delle storie su Insta per dire che insomma era andata come era andata, perché effettivamente era uno scritto difficile. L'ho passato con un voto non alto, ma l'ho passato e sono contenta, devo dire, l'ho accettato senza proprio rimorsi e rimpianti, perché significa 100 pagine in meno da studiare per febbraio, per cui ho anche da preparare un altro esame e probabilmente in febbraio gli esami torneranno in presenza, quindi sarà molto più tosta, ecco, in quel senso anche psicologicamente, quindi era comunque una cosa in meno, però dai, cioè proprio, a parte il fatto che quando io ho aperto la mail non ci volevo credere, cioè io ero partita oggi convinta di essere bocciata veramente, e questo vi fa capire che comunque forse è stata più fortuna che altro l'essere, diciamo, promossa all'esame, e di conseguenza top, direi che è andata bene. Giulia, questa clip è per te. Se stai guardando il video, non insultarmi troppo, perché ero convinta di essere stata bocciata, giuro. Non mi sono lamentata per niente. Buongiorno ragazzi, non ci sentiamo da un po' su questi schermi perché non ho più praticamente aggiornato il vlog da forse lunedì o comunque questo weekend, perché insomma è stato tutto quanto un ripasso continuo delle cose per l'esame di domani, e tra l'altro poi ieri panico perché ho avuto un contatto stretto che è risultato positivo, quindi praticamente sono andata a cercare il tampone che finalmente ho trovato stamattina e per ora io sono negativa. Però ecco, rimarrò in casa comunque per i 5-7 giorni cautelativi, dato che il contatto è stato molto stretto, e vedremo fra 5-7 giorni se sono positiva o se sono negativa, e nel frattempo l'esame è domani. Aggiornamenti dal letto, perché raga, vi giuro che se questa sessione ve la racconto non ci credete, perché mi hanno spostato gli esami, cioè, allora, un orale, quello di neurochirurgia, è stato spostato da domani, perché oggi è mercoledì 12 gennaio, ed è più o meno, sono più o meno 11:30, infatti sto andando a letto. L'orale di neurochirurgia è stato spostato a lunedì, l'interrogazione in psichiatria è stata spostata dalle 4 pomeriggio alle 6 del pomeriggio, quindi riuscirò almeno a fare neuro nell'orario in cui era stata prefissata? Boh, cioè onestamente penso che se la raccontassi a qualcuno, cioè suonerebbe come una barzelletta, giuro. Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo finalmente arrivati al giorno X, dopo impervie strade, cambiamenti d'orari, cambiamenti di cose eccetera, forse ce l'abbiamo finalmente fatta. In realtà stamattina mi sono svegliata abbastanza presto perché ho assistito ai primi orali di psichiatria, come vi dicevo ieri io non sono stamattina in psichiatria ma sono oggi pomeriggio dopo le 6, quindi si prospetta un vlog lunghissimo e mi è anche venuto un brufolo in tutto questo. Però boh dai, in realtà mi ha tranquillizzato, io sono sempre un po' scettica nell'ascoltare gli orari degli altri perché da un lato penso che ti possa agitare di più, ma in realtà ho visto che non è male, quindi speriamo bene e cercherò appunto di fare del mio meglio, ecco, e ovviamente vi aggiornerò su questi schermi. A questo punto io non so se fare proprio un vlog separato per lunedì per quando darò neurochirurgia o continuare con questo, non lo so, vedremo, vi aggiorno. Comunque ho i capelli super lucidi perché ieri ho messo una maschera stupenda. Ragazzi, questo facciotto, cioè praticamente mi se n'è andato il trucco ed è rimasto solo sotto gli occhi, quindi sono bicolor, una roba oscena. Dicevo, questo facciotto è qui per annunciarvi che per oggi abbiamo finito. Come sapete, come vi ho annunciato, manca l'orale di neurochirurgia che però farò lunedì. A questo punto magari penso farò anche un vlog separato. Madonna, terribile questa separazione. Farò anche un vlog separato così vi annuncio anche se sono poi risultata positiva. Per ora sono negativa comunque al test del Covid. Vi aggiornerò magari nel prossimo vlog su cosa succede, se poi risulto positiva o no. Ecco, vedremo. Comunque, ovviamente adesso mi
cioè strucco, magari mi riposo. Ho un mal di testa feroce da stamattina alle 8 in piedi, che sono in piedi letteralmente, e niente, sono contenta di come è andata, soprattutto per neurologia, perché cioè, mi ha fatto delle belle domande. Fortunatamente non è una materia che ho amato, ma l'esame è andato bene. Sono contenta soprattutto perché da domani mi metterò sotto con ortopedia, che invece finora è probabilmente la mia materia preferita, quindi io aspetto questo 10 febbraio per dare l'esame di ortopedia, che forse sarà in presenza, quindi forse vi porterò con me in presenza finalmente in questi vlog per vedere come va, perché è veramente un esame a cui tengo tantissimo in questo caso. Ciao ragazzi, alla fine tra una cosa e l'altra non vi ho fatto più la conclusione del vlog, quindi questa è, in realtà siamo a lunedì e io oggi avrò l'esame di neurochirurgia, ma questa è la conclusione ufficiale del primo vlog e adesso comincerò con un altro dedicato alla giornata di oggi sull'esame di neurochirurgia, perché altrimenti questo viene infinito. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, e ditemi se nel caso in futuro vi piacerebbe che riportassi questo format che copre più giorni. Vi ricordo che se non mi seguite su Instagram potete andare a seguirmi lì, perché lì sono presente più spesso e vi porto in tutto quello che faccio, insomma. E niente, io vi saluto e spero di rivedervi al prossimo vlog. Ciao!